Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi mi metto a parlare di Octopath Traveler perché praticamente a sorpresa è arrivato su PlayStation 4 e PlayStation 5. Infatti il 6 giugno, così per magia, è disponibile sul PlayStation Store. È una cosa non proprio inaspettata perché giusto a inizio settimana erano incominciate a trapelare voci, i soliti rumor che dicevano che stava arrivando perché era stato classificato tipo in Thailandia, quindi quando danno il rating sulla violenza in determinati paesi in cui è obbligatorio presentarlo prima dell'uscita del gioco, si sa che c'è qualcosa che sta arrivando, perché effettivamente vuol dire che stanno preparando l'uscita del gioco. E però a volte capita che sono voci che, come era successo tipo per Suikoden, stanno per fare la remastered, sì, ecco la remastered, oltre un anno e mezzo dopo la remastered di Suikoden non si è ancora vista. Octopath Traveler a inizio settimana è stato appunto leakato in questo modo. Dopo un paio di giorni sono saltati fuori i trofei e praticamente adesso c'è il gioco. Non me l'aspettavo. Tra l'altro appunto il gioco è cross-buy PS4 e PS5 e per praticamente 2 settimane c'è lo sconto, se sei utente PlayStation Plus, del 34%, che vuol dire che lo paghi tipo 39 euro invece che 60, e non è affatto male, anzi me l'ha fatto prendere appunto al volo, perché già di base era un titolo che volevo, che non ho mai giocato perché non avevo la Switch. E effettivamente sono contento che sia arrivato. 40 euro, ma anche 60 in realtà sono un po' tanti, però gran parte degli utenti PlayStation ha il Plus, perché in realtà basta anche l'Essential, quindi... E perciò, davvero, fatelo vostro, punto. Perché comunque il 2 costa più o meno la stessa cifra. Capisco che questo è un porting, è un titolo più vecchio, ma da un punto di vista qualitativo, da un punto di vista proprio anche di design, basta vedere questa mappa quanto è bella per scegliere il personaggio, perché appunto come nel suo seguito, in realtà un po' anche come il franchise di Saga, questo JRPG della Square Enix ti permette di scegliere un protagonista con cui iniziare la storia, che ha un vero e proprio percorso diverso da quello degli altri, che poi si vanno a unire per formare verso la fine la storia principale. Ma ci arrivano per vie diverse, portando anche un tipo di gameplay che può essere diversificato. Ogni personaggio che andiamo a vedere ha una regione d'appartenenza, ha un gameplay appunto particolare, perché va ad avere quello che è uno stile leggermente diverso dagli altri, e ci fa vedere appunto la storia da diverse angolazioni. È un po' quello che succedeva anche in Dragon Age Origins, a dire il vero, dove ogni personaggio aveva la sua origine, però quello era il tuo personaggio, non è che usavi poi anche gli altri o li incontravi, semplicemente era quello che volevi fare. Qua vediamo appunto, questi sono gli 8 personaggi,
perché sono, come dice il titolo, otto viaggiatori che si andranno a incontrare e non so, sono un po' indeciso tra Olberic che è il guerriero viaggiatore o Therion che è il ladro. Non lo so, poi mi piace un casino l'art design che hanno utilizzato. Scusate che cerco di fare i video anche se, boh, non so, un giorno fa caldo, il giorno dopo piove e io ho il raffreddore a giugno. Però vabbè. Almeno questa è stata una sorpresa che ha lietato appunto anche il mio stato di salute. E boh, non lo so, partiamo con il guerriero, io sono sempre ignorante. Andiamo con il guerriero. Il ladro, però è proprio il concept del ladro che non mi piace più di tanto, in generale, anche in D&D. Nei vari comunque giochi di ruolo. Poi diciamo che oltre all'art design, proprio dei disegni e del concept dei personaggi, questo stile in 2.5D a me piace tantissimo. È davvero l'evoluzione dei JRPG in pixel art che giocavo da ragazzino e appunto riesce a dare profondità, effetti di luce e anche un minimo di regia a certi filmati senza togliere appunto il concept del gioco in pixel art che rende davvero benissimo. Infatti da questo punto di vista non c'è grande differenza, come dicevo, in confronto al secondo. Se volete poi approfondire un po', in realtà neanche più di tanto, però appunto avevo già parlato di Octopath Traveler 2 e adesso appunto posso parlare anche di questo, così trovate entrambi i filmati qui sul canale. Sono prime impressioni, però a me fa piacere dirle, farle, perché comunque ci tengo a provare i giochi, a dire la mia su cosa mi stimola nel comprarli, nell'averli, nel giocarli. E le prime impressioni a volte sono quelle più importanti, proprio perché ti danno, anche quando provi magari una demo, una versione di prova, ti danno l'idea se vale la pena spenderci dei soldi su quel titolo oppure no, e anche del tempo, perché Octopath Traveler è un gioco abbastanza impegnativo, quindi bisogna starci dietro. Per fortuna, nonostante abbia questo stile retro, anche se in realtà appunto è molto moderno come gioco, non è ai livelli appunto di i nomi quando mi escono dal cervello. Devo usare la tecnologia. Non è come Yuden Chronicle, ok, che effettivamente è bello, ma sto faticando tanto a giocarlo perché non è moderno nella struttura. L'idea che non puoi salvare sulla mappa, che era una cosa tipica in realtà dei videogiochi JRPG degli anni 90 e dei primi del 2000, e che facevi in Suikoden,
invece lì non puoi farlo. E davvero, grindare per salire di livello è molto, ma molto lento. Richiede appunto tanto tempo e non posso neanche salvare. Devo fare la spola tra il villaggetto e la zona dove ci sono i mob un pochettino più forti, perché ormai non sono più di livello basso. E è più tedioso di quello che capita in altri JRPG, dove comunque almeno puoi salvare sulla mappa. Dici, vabbè, adesso interrompo qui. No, devo anche tornare indietro. Cioè, è una piccola sottigliezza, però ti fa proprio pensare come invece Octopath Traveler voglia omaggiare i giochi di un tempo, perché se vogliamo andare a vedere cose come Live Alive e Star Ocean Second Story R, sono titoli vecchi che hanno modernizzato con questa tecnica. Invece Octopath Traveler è un progetto appunto che nasceva ex novo e che ha avuto successo. Io spero di vedere ancora tanti altri giochi con questo stile. E il fatto che abbiano importato finalmente anche questo mi fa ben sperare che altre più o meno esclusive, o comunque titoli che erano usciti solo per la Switch, possano arrivare anche su PlayStation, un po' come sta succedendo con i titoli Microsoft, che quelli almeno third party stanno migrando finalmente su PlayStation, un po' come anche i giochi PlayStation stanno arrivando su PC. Quindi, certo, questo toglie un pochettino il concetto della console con le esclusive, però diciamo che a me non me ne frega un cacchio. Io ho preso e continuo a prendere, diciamo, PlayStation perché appunto ha un parco giochi secondo me più notevole, almeno per i miei gusti, in confronto alla concorrenza. E come funzioni, come pad, come gestione, perché comunque anche molti miei amici hanno solo la PlayStation, quindi se voglio giocare online è meglio avere la PlayStation, se voglio solo giocare online con i miei amici, perché sennò appunto. E la seconda console in questo, chiamiamolo ordine, per preferenza mia sarebbe la Switch, però non ho tempo e energie da dedicare anche a un'altra console nuova, perché già mi sto rimettendo un po' a giocare a vecchi titoli PlayStation 4 che avevo lasciato indietro. Ho ripreso anche un bel po' di giochi PlayStation 3, che per vari problemi, tra cui la morte della vecchia PlayStation 3, non avevo più continuato perché avevo perso i salvataggi. E anche lì adesso ho fatto la playlist retro gaming apposta per catalogare anche non solo i giochi nuovi che stanno proponendo con le remastered digitali o gli import dei PlayStation Classic, ma anche i titoli che vado a registrare direttamente da PlayStation 3 o anche altre console più vecchie. Pian piano voglio farlo. E come al solito avrei detto, ah, in quest'estate in cui non ci sono titoli che mi tengono impegnato, però è arrivato Octopath Traveler e questo potrebbe tenermi impegnato un bel po', perché come dicevo non è solo la spesa economica a volte a farti decidere se prendere un gioco o no, ma anche la spesa, diciamo, delle tue energie e il tuo tempo da dedicargli, perché appunto questo non è un giochino che dici ah, 10 ore lo faccio, tipo adesso ero dietro ai Prince of Persia, però carini, belli e li faccio in velocità senza cercare di fare tutto semplicemente per rigiocarli. No, questo lo voglio giocare seriamente, questo già di base è un gioco
che almeno una quarantina di ore te le porta via, ma secondo me può darti anche molto, ma molto di più. Insomma, Octopath Traveler è tanta roba, quindi diciamo che questo mese, che doveva essere calmo, in realtà poi già la settimana prossima arrivano un botto di titoli, perché ne escono tre insieme. I due Monster Hunter Stories, che arriva l'HD del primo e il secondo su PlayStation 4, non su PlayStation 5, solo su PlayStation 4, perché Capcom ogni tanto ha delle idee particolari su come fare le remastered. E invece sempre lo stesso giorno arriva anche Shin Megami Tensei 5 Vengeance, e sono tre giochi che potrebbero appunto piombarmi l'estate. Perciò in realtà come numero di uscite ce n'è molte, ma molto meno di quelle dei mesi precedenti. Però sono titoli anche lì molto lunghi e immersivi. E la sorpresa di questo Octopath Traveler per PlayStation è benvenuta, ma anche qua mi toglie un po' quel tempo che avevo adesso. Intanto sino al 14 non ho grandi titoli da fare, mi concentro sul retro gaming e sul finire i titoli PlayStation 4 e PlayStation 5 che avevo lasciato lì un po' da parte. E invece ti arriva un bel JRPG che, come vedete, è molto, ma molto narrativo. Infatti se già lo stile grafico, tecnico, anche se modernizzato, è fatto apposta per gli amanti dei giochi old school, quelli appunto in pixel art o con il primo 3D, appunto quello tipo della PlayStation 1, come Grandia, per dire, che era uscito da poco, Wild Arms, che andavano comunque a unire gli sprite bidimensionali dei personaggi a fondali tridimensionali per avere appunto più profondità e mobilità. Quell'altro che dicevo è che semplicemente è un titolo, come vedete, molto ma molto narrativo. Non è un JRPG di quelli moderni che dopo 5 minuti stai già facendo le battaglie, sei libero di andare in giro dove vuoi. No, qua devi seguirti il tuo intro, tra cui appunto il fatto che sono gli intro dei diversi personaggi da seguire, e il fatto che è molto ma molto scritto, quindi c'è tanto da leggere per approfondire anche la storia dei personaggi, l'ambientazione, per scoprire cosa sta succedendo e approfondire appunto la narrazione. Yo. Ok, devo parlare con quello. Qua poi abbiamo le altre nostre simpatiche cose. Il mondo è bello grande da scoprire, da girare. Abbiamo appunto poi questo che ci fa vedere le storie sia del nostro personaggio che anche degli altri, perché pian piano poi lo cambieremo, ma anche quelle secondarie, i vari missioni che possono essere facoltative oppure no. Volevo vedere se c'era la possibilità di salvare, per adesso no. Perché lì sono le cose. Qua. E comunque questo è il salvataggio manuale che andiamo a fare.
Vediamo di parlare, dai, col vecchietto. Vediamo se abbiamo soldi per cambiare un po' l'equipe, ma di solito all'inizio no. Bisognerà fare un po' di missioni, perché la struttura resta quella di un gioco comunque anni 2000, diciamo. L'introduzione è abbastanza lenta, ti fa entrare in sintonia con i personaggi per poi buttarti nell'azione. Non è come certi giochi moderni, che anche per il cambio, chiamiamolo, generazionale del pubblico, un tempo i JRPG erano quei giochi che prendevi appunto perché avevi tempo da giocare, avevi la voglia di stare lì ore e ore a immergerti in un mondo di gioco, a parlare con tutti quando entravi in un villaggio, a vedere se in giro c'erano oggetti da raccogliere o forzieri nascosti. Oggi invece, colpa anche un po' forse dei social, del appunto ricambio generazionale, in cui la soglia dell'attenzione si è abbassata drasticamente per certe persone, soprattutto per i ragazzini, e effettivamente se in un intro così, dopo oltre un quarto d'ora, non hai neanche fatto un combattimento e stanno continuando a parlare, c'è gente che, o meglio, ci sono persone che non lo gradiscono e avrebbero già skippato questo gioco. Non c'è una demo, tra l'altro, da provare, perché appunto l'hanno fatto uscire così di botto, però ripeto, adesso dal 6 al 19 mi sembra c'è lo sconto del 34% per chi ha l'abbonamento Plus, ed è un modo per diciamo farlo vostro, è una scusa in più. Infatti l'ho preso subito, perché fosse stato il 10% come c'è in alcuni giochi, dici vabbè, cosa vuol dire? Sono 3 euro? No, qua così sono quasi 20 euro di sconto, e quindi cioè, è una bella differenza. Anzi, sono 20 euro di sconto effettivamente. Quindi è come quando faccio le prevendite per i giochi fisici, che cerco sempre di vedere se mi conviene digitale per avere qualche bonus edizione speciale, perché ormai intanto è tutto digitale come extra, oppure quello fisico, perché spesso l'edizione fisica la trovo a dei prezzi più bassi. Risparmiare 10, 15, 20 euro sull'edizione fisica, anche se poi magari mi arriva il giorno dopo, chi se ne frega, l'ho pagata molto meno, è tanta roba per me. Quindi noi abbiamo come al solito l'azione di viaggio, che è quella ok. Allora, dai, proviamo con la spada. E c'è questo sistema di indebolire l'avversario con certe tipologie di attacchi, che quando poi si ha un party un pochettino più grosso, soprattutto nel 2, si riesce appunto ad avere un gameplay molto strategico. Gli attacchi speciali sono molto fighi. C'è un minimo appunto di telecamera che ruota, ci sono gli effetti appunto di luce, di zoom, e poveretto, sembra che l'abbiamo ucciso. Sono rimasto ferito, però rimane
Vediamo se ci insegna qualcos'altro. No, vediamo. Un attacco speciale. Così saliamo di livello. Ed è tutto strutturato appunto per insegnarti un po' il combat system. Ogni personaggio ha una sua storiella, appunto tutorial, anche per insegnarti le proprie abilità, perché ripeto, ogni personaggio ha appunto delle caratteristiche speciali che lo contraddistinguono. Perciò sono contento, infatti l'ho preso al volo e sono strasoddisfatto anche solo da questa prova molto leggera che sto facendo, però volevo appunto parlarne. Il video probabilmente uscirà domani, però appunto dal 6 giugno è disponibile Octopath Traveler ed è una grande cosa, secondo me è davvero una figata. Per chi non ha appunto una Switch per poterlo giocare, vale la pena appunto prenderlo, perché è un JRPG della Madonna. È un JRPG molto immersivo, molto narrativo, che appunto richiede però, proprio per tutte queste premesse, un bel po' di tempo da dedicargli. La cosa piacevole è che ha un ritmo tranquillo, ha delle musiche molto rilassanti, quindi te lo godi senza troppe pretese, senza doverti, per così dire, buttare nell'azione, combattimenti a turni, però molto strategici. Infatti in alcuni casi ti metti a pensare se è meglio attaccare quello o quell'altro, se conosci già la debolezza di quel nemico, perché poi le scopri e rimangono per i nemici casuali, o comunque nei... negli scontri con i boss devi appunto cercare di scoprire qual è la sua debolezza e cercare di sfruttarla al meglio. Perciò effettivamente è un gioco che non mi aspettavo di giocare quest'estate e sono felice che ci sia. La mia estate leggera si sta appesantendo un pochettino, ma è qualcosa che mi rende contento, quindi va più che bene, anzi diciamo che può non sembrare, ma questo giugno, con appunto poi l'uscita anche dei Monster Hunter Stories, che non sono dei giochi di hunting game come la classici della serie, ma sono dei JRPG a turni in cui devi anche catturare e utilizzare determinate creature come, non proprio dei Pokémon, ma come cavalcature, come mostri combattenti, è una figata. E quindi anche quello è un bel JRPG, e Shin Megami Tensei è, tra l'altro, il Vengeance, una versione migliorata di quello che era uscito l'anno scorso su Switch, e quindi diciamo che se anche chi l'aveva preso all'epoca potrebbe voler prendere la nuova edizione, perché contiene un'intera storyline in più che dura tipo una quarantina di ore da quello che ho capito, contiene appunto nuove armi, nuove missioni, è davvero tanta roba. E per chi come me non l'aveva mai giocato, giocare direttamente la versione, chiamiamola Plus, con diciamo Deluxe, Ultimate, con tutte le cose extra, è una figata. E effettivamente c'è da dire che sono contento. C'è da notare anche questa piccola cosa, che praticamente quelli di cui sto parlando sono tutti giochi convertiti da Switch. No dai, volevo fare spese tranquillo. Qua la musica è in calza. Andiamo a vedere, prima salviamo.
E interrompiamo qua, perché sennò poi si mettono a parlare. Perché l'unica cosa è che appunto è un gioco cui devi avere del tempo da dedicargli. Non è un titolo che diciamo finisce velocemente, puoi farlo a pezzettini, sì, però comunque sono pezzi abbastanza lunghi. La mappa animata non c'è niente da dire, mi piace un casino con le cose che si muovono, il vento che soffia ai lati, le barchette lì che fanno spola. Io volevo in realtà semplicemente uscire, però sono rimasto abbagliato dalla mappa. E insomma, Octopath Traveler è un giocone. Sono stracontento che sia arrivato così a sorpresa, perché l'avevano annunciato e dicevo vabbè dai, uscirà tra il mese prossimo, a fine mese. No, prende 3 giorni dopo che si è scoperto che stava per arrivare, o meglio che sarebbe potuto arrivare. Una roba veramente fulminea. Ci sono titoli di cui abbiamo appunto anche diversi gameplay, interviste e così via, tipo Suikoden Collection, che ancora non si sa quando usciranno. Ci sono giochi annunciati allo State of Play che usciranno nel 2026, e invece questo è arrivato e sono stracontento. Come dicevo, appunto, è un'ondata di titoli provenienti dalla Switch, che però per me è tutta aria fresca, perché sia questo che i Monster Hunter Stories che Shin Megami Tensei, per me è tutta roba fresca, nuova. In realtà Monster Hunter Story l'avevo giocato sul DS, però la versione HD la rigioco volentieri, anche perché poi non era andato molto avanti. E quindi sono 4 giochi, 4 bellissimi JRPG che riempiono giugno e lo rendono davvero pregno di giochi interessanti. Infatti se le uscite non sono tante, sono comunque di qualità molto ma molto alta. Perciò io vi consiglio questo Octopath Traveler. Se vedete questo video che è ancora valida l'offerta per gli utenti Plus, approfittatene, perché un gioco che esordisce con il 34% di sconto è una cosa appunto molto ma molto golosa. E se magari vedono che come diciamo operazione commerciale funziona, magari lo fanno più spesso, perché appunto io alcuni titoli li prendo al volo perché li voglio, perché mi fanno gola, mi fa piacere rigiocare certe remastered o conversioni. Però, ripeto, risparmiare 20 euro anche sulla versione digitale non mi fa schifo, quindi io sono stracontento e ve lo consiglio. Detto ciò, come al solito vi ringrazio per avermi seguito e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. E direi quindi che vi saluto e vi aspetto al prossimo video.